Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa che di oggi sarà. Non riesco a capire perché non vada su Facebook, vediamo se riesce ad andare su Facebook. Temo che non riesca ad andare su Facebook, quindi la dovremo caricare dopo. Allora, il governo ad un passo della crisi, questo è il titolo dei giornali principali. Oggi tutti quanti si occupano della questione che riguarda il governo, perché obiettivamente il governo è a un passo della crisi, perché oggi c'è un Consiglio dei Ministri alle 21:30 e secondo tutte le indiscrezioni i ministri di Renzi, cioè la Bellanova e l'Albonetti, dovrebbero dimettersi. Non si capisce se prima o dopo. Il Presidente della Repubblica gli ha detto meglio che vi approvate il recovery e poi vi dimettete. Insomma, sono robe totalmente incomprensibili per noi umani. Secondo me il titolo migliore oggi obiettivamente lo ha fatto il Domani, il giornale di De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, che dice: sta nascendo il governo Mattarella, perché questo è quello che obiettivamente sta nascendo in questo momento. Mattarella l'artefice di questo governo, non è la prima volta che c'è un governo del presidente. E l'altro tema, questa è l'analisi di Vassallo appunto su Domani, l'altro tema fondamentale riguarda un out-out che mi sembra che meglio di tutti proprio il Domani coglie, e cioè Renzi o Conte ne resterà uno solo. Per il fatto che vuole piazzare due indagati, cioè il fatto la mette sempre in veste giudiziaria, e cioè che Renzi vorrebbe piazzare se stesso, che ha detto anche a me che non vuol fare il ministro, e la Boschi indagata a fare il ministri. Oggi comunque ci sarà il recovery fund e tra oggi e domani ne sapremo qualche cosa di più. Secondo tema di giornata è quello di cui ormai sono affezionato, come voi tutti quanti sapete, e riguarda la situazione in cui si trovano i ragazzi. E i ragazzi si trovano vittime di quello che è il giornale unico del virus, che ha spaventato loro, ha spaventato le famiglie, non ha dato i numeri esatti: 52 morti su 63.500, che sono i numeri al 16 dicembre. Quindi il problema non è la malattia dei ragazzi, il problema è che loro possono contagiare qualcun altro. Allora si sostiene che se non prendi l'aperitivo non contagi nessuno. Devo dire che è un'idea piuttosto singolare del contagio. Scusatemi che sto cercando di mettere a posto anche questo microfono, perché i contagi si prendono soltanto negli aperitivi, secondo questa teoria affascinante. Ma la cosa che più mi è divertita oggi è il giornale unico del virus per eccellenza, che si chiama Il Corriere della Sera. Sapete che cosa riesce a fare? Riesce a fare un fondo così titolato: Chi pensa ai nostri ragazzi? Firmato Carlo Verdelli. Nelle prime 30 righe, ovviamente, lui non pensa ai ragazzi, ma racconta tutti i disastri di questo governo. E io dico: beh, se c'è qualcuno che pensa ai nostri ragazzi, non è certo il Corriere della Sera, cioè il giornale che più ha spaventato e più è stato con il sarzaninismo il giornale, diciamo, che ha spiegato che loro sono i colpevoli con le loro movide, con le loro foto, quelle sì populiste, per la diffusione del virus. È molto divertente. Oggi l'altro tema, cioè i giornali raccontano delle manifestazioni spontanee che ci sono state dai ragazzi. Ieri sera ne abbiamo parlato a Quarta Repubblica, perché vorrebbero andare a scuola, una cosa mai vista. I ragazzi che vogliono andare a scuola è come dire, non so, il tacchino che vuole andare al Thanksgiving, vuol dire il Pandoro che non vede l'ora che arrivi Natale. Non si può dire questo in italiano, no, evidentemente. Però il punto fondamentale è che il pezzo di oggi migliore è quello di Alessandro Campi sul Messaggero. È encomiabile la passione dell'Azzolina, ministro della pubblica istruzione, ma lei non è una mamma qualsiasi, non è una maestra qualsiasi, non è una professoressa, è ministro da un anno, dovrebbe risolvere i problemi, non elencarli, dice Campi. Ieri in una intervista si è messa dalla parte degli studenti, che sono quelli che ce l'hanno con l'Azzolina, una roba favolosa. Cioè l'Azzolina, la ministra che non sta risolvendo assolutamente nulla, che dice che deve iniziare la scuola non inizia, che la voleva fare iniziare il 7 e poi inizia dall'11, che l'11 stesso non è iniziata perché 200.000 persone su 8 milioni sono andate a scuola. Beh, insomma, fa la fenomena e critica. Se vuoi criticare, dimettiti, che è la via maestra per un ministro che fa la fenomena come in questo momento. Sui vaccini, beh, insomma, la storia è molto semplice, e la cosa più interessante di oggi sui vaccini riguarda il professor Remuzzi, stimatissimo professore, che oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice una cosa molto semplice: vacciniamo soltanto con la prima dose. Qui il motivo per il quale Remuzzi dice questa cosa è perché è del tutto evidente, cioè se vaccini con una dose, dopo 10 giorni pare che ci sia un po' di immunità abbastanza alta, ma non totale, così noi con poche dosi riusciamo a vaccinare il numero maggiore di persone.
persone. E questa potrebbe essere, dal punto di vista scientifico, se Remuzzi dice che funziona, noi ci fidiamo di lui, e questo permetterebbe di avere la seconda dose dopo 120 giorni, non dopo 3 settimane, ma dopo 120 giorni. Questo vorrebbe moltiplicare per 2 gli immuni e quindi uscire prima possibile da questo disastro. Su 701.000 vaccinati fino ad oggi in Italia con la prima dose, e questo è invece Repubblica, è stupendo, ci saranno ben 95.000 persone che non fanno parte né dell'RSA né degli operatori sanitari, ma sono persone che non si sa a che titolo abbiano avuto questo vaccino. E oggi Repubblica in prima pagina ci dice: ragazzi, ma qua ci sta i furbetti dei vaccini, gli amici degli amici, dice, preti, impiegati, non ho ben capito chi siano. Beh, comunque sia, ci sono quelli che si stanno facendo vaccinare di straforo, e ci sarebbe un'indagine aperta dai NAS, dai carabinieri, per vedere se qualcuno si è fatto il vaccino e non dovrebbe essere, ed è solo l'amico dell'amico. La Verità apre con Camilla Conti facendo il punto proprio sui vaccini, dice: dove mancano i vaccini, ma anche i vaccinatori in questo paese. Nel frattempo, dal punto di vista sanitario, tutti i giornali, dal Quotidiano Nazionale al Tempo, che lo fa in maniera più castica rispetto agli altri, titolano su una questione che riguarda il nuovo piano pandemico. Incredibile, non abbiamo visto il vecchio, adesso ce n'è uno nuovo. Il nuovo dice una cosa che è un'ovvietà, che però è fatta per i patelli bourgeois, chiaramente, ed è la seguente, cioè che se va male, addio a curare i vecchi, è quello che dice il Tempo con sintesi. Il punto fondamentale: cade il tabù, curare chi può salvarsi. Nella sostanza, se nell'ospedale ci sono 2 posti letto, uno si può salvare, l'altro non si può salvare, beh, la medicina etica, che vorrebbe che si mettessero tutti sullo stesso piano, secondo il piano pandemico non esiste più. Schifosi gli insulti rivolti a Giorgia Meloni, dice Gisella. Cosa dice qua? Big Pharma ringrazia la cooperazione del popolo di pecore. Certo, Big Pharma, se non ci fosse stata lei, voglio vedere come ci salvavamo. Concordo, più spazio su Ranna, io sono ateo per la crona. Massi, ormai l'Italia è morta, i giovani poveretti hanno effetti devastanti. Com'è questa storia della censura di libertà di stampa anche sul Libero da parte di Twitter? E questo è l'altro grande tema, cioè l'idea che Twitter abbia messo un ban su Libero vi dà il senso di quanto siano dei delinquenti e non ci sia nulla per la quale noi possiamo stare sereni rispetto a questi social media. Oggi i 2 pezzi fondamentali sono quelli di Ferrara e di Panarari, e sostanzialmente, ovviamente, quello che a me piace di più, ovviamente, anche pur essendo scritto dagli stampisti, cioè il giornale giusto per la sinistra di oggi, ma Panarari è avanti anni luce nel ragionamento rispetto a Ferrara. Ferrara è un nostalgico tutto sommato della Simeria, del comunismo, del leninismo, quindi il fatto che qualcuno attraverso un'azienda privata venga bannato, lui non si pone nessun problema. Problema che invece si pone Panarari, nonostante sia il più lontano da Trump che io possa immaginare, ben più lontano Panarari da Trump di quanto lo sia Ferrara e il suo leninismo. Eppure Panarari fa un ragionamento liberale, e cioè dice: attenzione, anche se da presupposti non liberali, poi ne potremo parlare più diffusamente, l'abbandono delle radici libertarie, scrive Panarari, di internet è completamente concluso, cioè nasce internet come un'idea di libertà, come idee anarco-libertarie, i bitcoin lasciano là, sostanzialmente è fottuta, perché ci sono 4 oligarchi, dice bene e lo dice meglio anche Giuseppe Marino, questo sul giornale, che vogliono decidere chi dice quello che si può accettare o no. La reazione sarà ancora peggiore, dice Panarari, perché nasceranno i social di destra. Poi c'è un pezzo un po' fantascientifico di Ranieri sul Foglio, che parla di Parler, cioè ormai il social di destra non ha dignità, adesso addirittura perde i dati perché è colpa sua. Cioè il punto fondamentale qui è che ci sono degli spazi di libertà che chi non la pensa come Barbetta, no? Quelli, gli oligopolisti di Twitter, di Facebook, che peraltro ha uno standing completamente diverso rispetto al cazzone di Twitter, beh, insomma, rispetto a questi qui noi dobbiamo fare una battaglia di civiltà, perché sono aziende private, possono fare quello che volete, però sostanzialmente è evidente il processo culturale di occupazione delle case matte, della cultura, che oggi sono le piattaforme, che vogliono fare i progressisti alla Zuckerberg. E comunque, non più che alla Zuckerberg, alla Durstey, a questo deficiente che guida, a questo criminale dal punto di vista politico, no? Di capo del
di Twitter. Merkel e Macron si oppongono a questa deriva, financo loro, semplicemente perché capiscono dove può andare a finire l'idea che ci siano due persone che decidono quali sono le edicole in cui far andare i giornali. E poi l'ultima questione riguardano le tasse. E qui non mi ricordo se il Messaggero o quale altro giornale lo mette in prima pagina, ma ragazzi, vi rendete conto che cosa sta ha proposto ieri Banca d'Italia? Cioè Banca d'Italia ha proposto che si ripristini la tassazione sulla prima casa. Cioè in questo momento Banca d'Italia dice si ripristini la tassazione sulla prima casa. Io vi vorrei semplicemente toc toc! Geni di Banca d'Italia che state là e dite ma che ci vuole, tassiamo la prima casa. Beh, insomma, voi sappiate, cari amici che sentite questa zuppa, che soltanto il Monte dei Paschi di Siena, grazie alla favolosa vigilanza di Banca d'Italia e alle ancor peggiori manovre fatte dopo il suo sostanziale fallimento, ha bruciato molti più quattrini che 2 anni interi di IMU avrebbe potuto procurare al bilancio la reintroduzione della tassa sulla prima casa. Ecco, invece di pensare ai cazzetti nostri, ai soldini nostri, ai quei 4 risparmi che ancora hanno gli italiani intesi come fondi pensione, pensassero alle vigilanze sulle banche che non sono riusciti a fare e che rappresentano un costo per la società elevatissimo. Siamo governati da una banda di mentecatti, dice Marcellino. Monte dei Paschi di Schiena, Mattia. Ciao Nicola, sai qualcosa delle rivolte in Argentina? No, non so nulla, pazzesco, altre tasse, non rimarrà nessuno in questo paese distrutto. A quando la quinta ondata, dice Ercole, ma se ne andassero senza disturbare più di un quanto non abbiano fatto oggi, dice Francesca Valeria Costanzo. Ho fatto richiesta di rimborso dell'abbonamento all'ex Corriere, me lo hanno rifiutato. Fai male Lorenzo, insisti, cioè fai bene, insisti. Non ci sarà nessuna riduzione delle tasse, questo è fuori di dubbio. Ciao Nicola, bellissima puntata ieri sera, grazie Andrea, grazie a tutti voi che mi avete seguito ieri sera. Io vi do appuntamento come sempre sul sito Nicola Porro, ci sarà un pezzo proprio su questa vicenda delle tasse sulla casa e noi ci sentiamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao.